Aveva 2 anni e mezzo e niente, fra di noi è nato subito un legame molto importante, si è lasciata accudire, si è lasciata abbracciare, si è lasciata fare, mi ha lasciato fare la sua mamma affidataria. Era il 2009 quando Benedetta è diventata mamma affidataria di una piccola bambina che è entrata così a far parte della sua famiglia. L'affido familiare è un'istituzione dell'ordinamento italiano che permette a bambini e ragazzi fino a 18 anni, italiani o stranieri, che si trovano in una situazione di instabilità familiare, di essere accolti in una famiglia. Nel discorso dell'affidamento c'è anche una responsabilità nei confronti di una famiglia d'origine, nei confronti degli altri minori che ci sono in famiglia, nei confronti del tribunale che ti ha scelto. E quindi sono tante le dinamiche, e pertanto la famiglia sì, deve essere solida e deve essere aiutata, supportata anche da persone che hanno le competenze per farlo, perché non tutti comprendono cosa significa essere genitori affidatari, no? È una responsabilità grossa, no? Si mette in mezzo tante vite. Noi abbiamo 3 figli, quindi in questo contesto abbiamo coinvolto le vite di 3 bambini. Una scelta coraggiosa, quella di Benedetta, come degli altri genitori affidatari, tra qualche timore e soprattutto molte speranze. La spinta di dire io ho una famiglia che tra virgolette mi avanza, nel senso c'ha dello spazio, no? E questo posso dare anche per migliorare un po' la comunità e il mondo. Inoltre, alla base di tutto, c'è comunque la voglia di essere genitori. Nella retina attualmente sono 29 le famiglie affidatarie e 25 nel comune ed altre 4 nella provincia. Genitori affidatari si diventa intanto partendo da una scelta di vita e da un progetto di famiglia in questa direzione. E poi formalmente bisogna accedere ai servizi, quindi al centro affidi dell'ente locale del comune di Arezzo, e il centro affidi poi inizia il percorso di sostegno e di accompagnamento alla famiglia per portare avanti questo tipo di servizio.